Torniamo ai nostri amici androgini che avevamo lasciato nella precedente puntata. Li abbiamo descritti, quindi sono terribili per forza e per vigoria, camminano rotolando, anzi camminano normalmente, però a un certo punto quando si vogliono sbrigare iniziano a rotolare su questi otto arti, no? Hanno due braccia e due gambe cada uno, quindi in tutto fa otto. Zeus e gli altri numi, quindi, siamo a pagina 304, Zeus e gli altri numi, quindi, tenevano consiglio su quel che loro convenisse fare e restavano in imbarazzo, non potendo infatti da una parte ucciderli e annientarne la razza, fulminandoli come i giganti, con i quali avevano regolato i conti precedentemente, già che sarebbero insieme spariti i culti e i sacrifici resi a loro dagli uomini, né d'altra parte lasciarli così insolentire. Allora, non li possono fulminare perché comunque gli dèi hanno bisogno che qualcuno li ammiri, sono piuttosto vanitosi, hanno bisogno dei sacrifici degli uomini. E questi sono degli uomini, dei proto-uomini in qualche maniera. Quindi non li possiamo annientare del tutto come abbiamo fatto precedentemente con i giganti. E allora, beh, ci stanno a pensare, no? Che dobbiamo fare? Finalmente, dopo lunga riflessione, dice Zeus, mi pare di aver trovato un rimedio perché gli uomini possono continuare ad esistere nello stesso tempo, divenuti più deboli, cessino dalla loro tracotanza, dalla loro ibris, debbono rimettere la testa a posto. Quindi manteniamo l'umanità, non annientiamo l'umanità, però gli diamo una bella botta, ecco. Ora, ecco, li spaccherò ciascuno in due e così essi diverranno tanto più debili quanto più utili a noi, per l'aumento che si produrrà nel loro numero. Quindi gli dèi si fanno anche due calcoli, se adesso questi sono 1.000, li spacchiamo in due, diventano 2.000 e quindi puoi mettere un sacco di sacrifici in più. Quindi fanno anche un calcolo economico, gli dèi, chi l'avrebbe mai detto, insomma. E cammineranno eretti su due gambe e se si mostreranno ancora sfacciati e non vorranno starsene tranquilli, li taglierò in due ancora un'altra volta, in modo che dovranno camminare su una sola gamba, saltando come quelli che danzano sugli otri. Non stanno al posto loro, se continuano a insolentire, mi tocca spaccarli da metà a un quarto e quindi iniziano a zoppicare saltellando su una sola gamba, tipo una danza sugli otri che probabilmente era una danza dell'epoca. Detto questo, si mise a tagliare in due gli uomini, come quelli che spaccano le sorbe, per metterle in conserva. Qui dice frutti ormai introvabili, simili a piccole pere tondeggianti, le sorbe. Voi conoscete le sorbe? No, infatti sono introvabili. Un tempo, varie reincarnazioni fa, erano le sue preferite. E, o le uova con un crine. Ah, interessante questo, fai un uovo sodo e lo tagli con un crine di cavallo, sì, viene un taglio perfetto. E ognuno che tagliava ordinava ad Apollo di rivoltargli il viso e la metà del collo dalla parte del taglio, affinché l'uomo, vedendo sempre la propria scissura, fosse più mansueto e di risanargli poi tutto il resto. Quindi Apollo, che è il dio, diciamo, delle arti e della forma pura, ha il compito di rigirare la capoccia di ciascuno di questi androgini una volta tagliati, di rigirarla sul davanti, che prima erano attaccati per la pancia, per così dire, quindi la testa era girata sulla schiena. Quando vengono staccati, la testa gli viene rigirata davanti in modo tale che abbiano sempre presente l'ombelico, la pancia e il luogo del taglio. E così gli rimane a futura memoria. Se insolentite un'altra volta. E lui rovesciava la faccia e stirando da ogni lato la pelle verso il punto che ora si chiama ventre, al modo di quelle borse che si stringono, e facendogli una specie di bocca. La legava nel mezzo del ventre, nel luogo detto ora ombelico. La maggior parte delle grinze poi le spianava e foggiava i seni, valendosi di un certo strumento simile a quello usato dai calzolai per spianare le pieghe del cuoio sulla forma delle scarpe. Qualcuna, peraltro, intorno al ventre e all'ombelico ne lasciò a ricordo dell'antico patimento. Diciamo, un po' di smagliature le lascia. E per ricordarsi dell'antico patimento, magari qualcuno se lo dimentica, insuperbisce di nuovo.
Ma quando l'organismo umano fu così diviso in due, ciascuna metà, desiderando l'altra, le andava incontro. E qui c'è la scena più romantica e disperante. E gettandosi le braccia al collo e avviticchiandosi insieme per la brama di connaturarsi di nuovo, cioè di fondersi insieme di nuovo, morivano di fame e d'accidia, non volendo far nulla l'una senza l'altra. Erano così innamorati, così parenti l'una dell'altra, che si abbracciavano e si dimenticavano di mangiare e addirittura morivano di fame. È una scena veramente commovente. E quando una delle metà moriva e l'altra restava in vita, quella rimasta ne cercava un'altra e le si avvinghiava. Sia che le capitasse la metà di una donna intera, quella cioè che ora si chiama una donna, sia che si imbattesse in quella di un uomo, e così perivano. E continuavano a morire, quindi qualcosa nell'esperimento fatto dagli dèi era andato male. Impietosendosi, allora Zeus ricorse a un nuovo espediente e trasferì loro i genitali sul davanti, prima erano girati indietro, quindi solo, prima gli aveva girato solo la capoccia, adesso gli gira anche i genitali, che prima, da allora, avevano anche questi dalla parte esterna e generavano e partorivano non tra di loro ma in terra, come le cicale. Quindi evidentemente le cicale si accoppiano in una maniera particolare che adesso a noi non ci interessa, ma insomma, agli esseri umani i genitali vengono girati sempre sulla parte di fronte in modo tale che possano accoppiarsi, altrimenti questo abbraccio è senza frutto, per così dire, no? Inconcludente, dunque a forza di abbracciarsi si dimenticano addirittura di mangiare, di nutrirsi, di fare una vita regolare. Li spostò dunque così sulla parte davanti e per mezzo di essi costituì tra di loro il processo della procreazione per opera del maschio in seno alla femmina, con questo scopo, che se nell'amplesso si trovassero insieme maschio e femmina, generassero e si perpetuasse la razza. Se invece maschio e maschio venisse loro almeno sazietà dell'amplesso e se smettessero e si volgessero al lavoro e a tutte le altre attività e cure della vita. Da così lungo tempo, quindi, è nato negli uomini l'amore reciproco, che riconduce verso l'antico stato, tendendo a fare di due esseri uno solo e a ricostituire sana l'umana natura. Allora, non parla del rapporto donna-donna, ma insomma credo che valga la stessa cosa che valga per maschio-maschio. Quindi maschio-femmina abbiamo la generazione, maschio-maschio o immaginiamo femmina-femmina non abbiamo la generazione, però quantomeno dal punto di vista sessuale si saziano e dunque poi tornano alle loro occupazioni, altrimenti il loro abbraccio rimarrebbe insaziato. E va bene. Quindi il significato del mito degli androgeni, che in parte abbiamo già detto, ma non sfuggirà a nessuno. Ciascuno di noi è dunque come un contrassegno d'uomo, tagliato com'è, a somiglianza delle sogliole, da uno in due, e cerca quindi sempre il contrassegno a lui corrispondente. Questo l'abbiamo capito. Le sogliole, avete presente quando si aprono le sogliole per poi servirle in un piatto, si spaccano esattamente a metà, no? Quindi anche l'esempio è molto incisivo, vale oggi come valeva 2500 anni fa. E quando dunque o l'amante o qualsiasi altra persona si incontri proprio con quella sua metà, allora restano entrambi mirabilmente presi di amicizia, familiarità ed amore, sono termini diversi, no? Filia ed eros, e non vogliono separarsi l'uno dall'altro, per così dire, neppure un istante. E si riconoscono al fiuto, no? La loro metà la riconoscono distinto. Così sono questi quelli che trascorrono insieme tutta la vita e che non saprebbero poi dire che cosa desideravano d'ottenere l'uno dall'altro, già che nessuno può credere che sia l'intimità amorosa la causa per cui godono con tanto rapimento della reciproca convivenza. Quindi quel quid misterioso, non altrimenti spiegabile, perché non si può spiegare in termini di convenienza, cioè in termini razionali, dunque quelle persone stanno insieme perché insieme sono più produttive, possono provvedere ai bisogni della famiglia, eccetera, eccetera. Quindi calcolo economico, convenienza, molti rapporti umani si basano giustamente sulla convenienza e la convenienza si basa sul calcolo. Non so, se vado da un mercante che mi vende quel determinato prodotto di cui ho bisogno, posso avere con quel mercante dei rapporti di amicizia, però i rapporti di amicizia durano
finché il mio bisogno di prendere quella merce non viene soddisfatto, il bisogno del mercante di vendere la sua merce non viene a sua volta soddisfatto. Poi, ripeto, i rapporti possono anche essere carini. E altri rapporti di tipo politico, economico, sono sempre basati sulla convenienza. Poi ci sono dei rapporti strani che non riusciamo a spiegarci. E alcuni sono basati sul piacere sessuale, va bene, d'accordo, ma anche quelli finiscono in breve una volta saziato il piacere sessuale. Poi ci sono altri rapporti di amicizia o erotici, più o meno, diciamo, in cui più o meno presente il sesso, che invece sono assolutamente inspiegabili. Cioè, io voglio stare con quella persona, ho piacere a stare con quella persona, tendo a stare con quella persona per un qualcosa che non ha basi razionali, non me lo spiego, so solo che quella persona, per così dire, mi piace. È un'attrazione che può durare, come dice qui Aristofane, può durare tutta la vita. E non me lo spiego. È un'intimità, una corrispondenza di amorosi sensi, un quid che io posso spiegare soltanto con il mito. E infatti qui abbiamo un mito che cerca di rendere ragione di questa affinità misteriosa. Di questo chimismo misterioso. Oggi qualcuno potrebbe dire, no, che il chimismo si basa sul, non so, flussi e riflussi ormonali, sull'odore e altre cose misteriose di questo genere, che però sono scarsamente romantiche e poco interessanti. A me ci piace più la spiegazione poetica, credo. Tipo San Francesco Conchiari. Ma dalle fonti non risultano rapporti erotici tra Francesco e Chiara, ne risultano rapporti prima, forse si conoscevano, Assisi comunque era una piccola città, no? Quindi, e nella borghesia, tra le famiglie bene, sia quella di Francesco sia quella di Chiara, si conoscevano un po' tutti, quindi sicuramente Francesco conosceva Chiara e Chiara sapeva chi era Francesco. Poi magari si erano conosciuti in qualche festa, però non ci risultano convegni amorosi o contratti matrimoniali o prematrimoniali, cose del genere. Sicuramente la conoscenza si approfondisce dopo la scelta di vita radicale, la conversione di Francesco, e Chiara matura anche lei la vocazione a farsi monaca. È lei che va insieme a un altro gruppo di ragazze da Francesco, che nel frattempo aveva fondato, stava per fondare il suo ordine, e chiede di poter vivere alla maniera del poverello d'Assisi. E quindi tra loro due si crea un legame, un rapporto molto, molto profondo, però basato sulla religione, insomma, sulla spiritualità. E Francesco comunque le suore le tiene ben distanti, le separa a un certo punto dagli uomini per ovvi motivi, ecco. E Francesco è amatissimo, lo invitano spesso al loro convento o più riprese per predicare, perché poi Francesco diventerà effettivamente il fondatore del convento, quindi verrà venerato, ecco, ammirato, amato in questo senso qui dalle stesse monache, no? E che provvederanno anche a curarlo quando starà male, sempre peggio, perché insomma Francesco poi gli ultimi anni li vive fortemente ammalato, afflitto da una serie di malattie che non sto qui a dire. Quindi sì, c'è una corrispondenza di amorosi sensi. Ora, non so perché viene in mente esattamente questo esempio, di esempi di coppie famose, no? O di amori finiti male. Cioè, per esempio questa di quella di Eloisa e Abelardo, sono sempre due personaggi più o meno della stessa epoca, no? Lui, Abelardo, è un filosofo che insegna alla Sorbona di Parigi, e Eloisa è una ragazza molto intelligente, che all'epoca aveva addirittura studiato, quindi è un'allieva, può corrispondere con questo famoso insegnante. Poi nasce un caso, un love affair tra i due, che non è accettato dalla famiglia di Eloisa, e praticamente la famiglia di Eloisa arriverà a far castrare Abelardo, insomma, viene preso, prelevato dai familiari, no? Magari pagano qualche sgherro e insomma lo sottopongono a questa cosa atroce. E questo amore tra questa coppia definitivamente separata, questo amore continuerà anche dopo. C'è rimasto un carteggio tra Eloisa e Abelardo, e diventerà sempre più spirituale, evidentemente, ma già era nato su basi spirituali. Quindi di coppie famose, finali più o meno tragici, insomma,
quella famosa, no? Di Paolo e Francesca nella Divina Commedia, nell'Inferno, oppure Giulietta e Romeo, ce ne stanno tantissimi. E è bello però che sia venuto in mente proprio Francesco e Chiara, un amore. Però guardate, adesso al di là dell'attrazione sessuale, che pure qui Platone non nega affatto, cioè fa parte del gioco, anzi gli organi sessuali vengono rigirati proprio per dare anche questa completezza al piacere fisico unitamente al piacere spirituale. Quello che lui qui sta provando a definire è quel quid che non ha nemmeno nulla a che vedere specificamente con il sesso, cioè con l'attrazione sessuale, perché a volte l'attrazione sessuale può essere soddisfatta e finisce lì. C'è un qualcosa di più, di inspiegabile, che va molto oltre il pure semplice piacere o l'attrazione per il bel corpo. Quello che tu non ti spieghi, quindi l'anima, quella che noi chiamiamo anima gemella, non te la spieghi con la sola attrazione sessuale, anche perché l'attrazione sessuale, Dania, termina, diciamo, va diminuendo negli anni, quindi come ti spieghi una coppia che rimane magari unita per decenni e decenni, no? Che celebra le nozze d'oro, di diamante e così via, no? O che fatalmente si rincontra sempre perché il destino, la sorte, le guerre, possono capitare 10.000 disgrazie, magari corrispondono anche a distanza, una volta scrivendo delle lettere, e poi magari si rivedono dopo 10 anni, e fatalità, dopo 10 anni si rimettono insieme. Sono storie bellissime, ecco. Dimmi. Ma tolta la componente sessuale, no? Se togliamo il rapporto fisico, Eros e Filia possono coincidere? Possono convergere l'una nell'altra, amicizia, amore? Qui lo sta dicendo. Qui parla di amicizia, familiarità ed amore. Amicizia, familiarità ed amore, che stanno a fondamento del fatto che le due parti non vogliono separarsi l'uno dall'altro o l'una dall'altra. Attenzione, anche qui non fa distinzioni di sessi, cioè può valere per due uomini, per due donne o per un uomo e una donna. D'accordo? I greci poi, almeno in questo contesto, Aristofane non crea troppi problemi. I rapporti omosessuali, ben inteso, tra uomini, allora tra donne manco a parlarne, poi magari tra donne c'erano rapporti omosessuali, no? Pensate al Tiaso di Lesbo, no? Alla poetessa Saffo, e da cui deriva amore saffico o lesbico e così via, questa è l'origine della parola. Quindi rapporti affettuosi tra donne, tra giovani donne, prima del matrimonio, ben inteso. Dopo il matrimonio sarebbe stato inaccettabile, magari erano anche contemplati o giustificati o passati sotto silenzio. E dopo il matrimonio no, perché la ragazza diventava proprietà del marito, figuriamoci se potessi ammettere una cosa del genere. Tra uomini nemmeno, anzi erano duramente puniti, soprattutto se si trattava di un rapporto, diciamo, fuori da un contesto familiare, fuori da un contesto educativo pedagogico. L'unico rapporto che era consentito ed era in qualche maniera accettato era un rapporto, diciamo, di tipo pedagogico all'interno di due case casate aristocratiche in cui l'amante è il maestro, il pedagogo, che però è un trentenne, insomma, un uomo maturo, e il ragazzo è efebo, dunque ancora non ha sviluppato, no, i caratteri fondamentali della sessualità maschile, sta tra i 15, 17 anni, qualcosa del genere, e quindi tra il maestro e l'efebo, magari il maestro è lo zio, il cugino, fa parte dello stesso clan in genere, d'accordo? E si può nascere una storia di amore pedagogico, per così dire, che può contemplare in taluni casi anche il sesso, e diciamo che se contempla il sesso è accettato, non ha fatto niente affatto obbligatorio, e mentre l'omosessualità, no, fuori da questo contesto, soprattutto l'omosessualità passiva è fatta magari con gente del vulgo, del demos e così via, è anche punita gravemente, non solo anche dalla legge è punita, non solo con il biasimo pubblico, per capirci. Però ecco, qui non pare esserci grossi problemi per quanto riguarda i rapporti all'interno dello stesso sesso. Ma non è questo che ci interessa, non è questo che interessa Aristofane. Quello che interessa Aristofane mi sembra piuttosto quel quid, quella chimica, diremmo noi oggi,
quella corrispondenza tra anime che non si spiega altrimenti. Tu dici amicizia e amore possono tranquillamente andare d'accordo, poi potremmo parlarne fino a dopodomani, ovvero l'amore rispetto all'amicizia sembrerebbe essere un legame decisamente più forte. Genericamente parlando possiamo dire che la differenza tra amore e amicizia è la componente sessuale, la componente erotica, e la componente erotica fa la differenza, e dunque nell'amore dovrebbe esserci, o in termini ottativi, potenziali, o in termini diciamo concreti, reali, un rapporto sessuale, rapporti sessuali oltre all'attrazione delle anime e così via, quindi un completamento maggiore rispetto alla filia. Infatti la filia può essere esplicata sia con membri del medesimo sesso, sia con membri dell'altro sesso o degli altri sessi, visto che oggi diciamo si possono fare scelte sessuali più o meno diverse, insomma. Non so, c'è comunque qualcosa di misterioso, cioè c'è un'amicizia che può durare tutta la vita e che è corrispondenza di anime, per cui quel rapporto di amicizia, non altrimenti spiegabile, consiste nel mettere in comune, nel trovare comunanza con qualcosa che è così intimo, così profondo, che tu puoi condividere solo con quella persona o con quelle persone. Perché vi ho detto che i rapporti, questo sarà poi Aristotele a chiarirlo meglio, i rapporti tra esseri umani, rapporti di socievolezza o di amicizia in senso molto allargato, a volte il termine amicizia è un po' inflazionato perché lo utilizziamo anche in contesti, vedi, che ne so, Facebook, in cui di amicizia non c'è assolutamente nulla, o comunque, come dire, io posso dire di avere un rapporto amicale, un buon rapporto con un collega di lavoro, oppure, ripeto, con il mercante o con l'artigiano che mi deve rendere un servizio, o anche con uno studente, ma lo studente è già un discorso diverso. Insomma, in ogni rapporto umano, in ogni relazione umana, c'è un quid di tipo contrattuale che lega quelle persone, le lega per motivi sociali, politici, economici o assolutamente relativi. Cioè, con un collega di lavoro puoi avere un rapporto più o meno carino, pacifico, amichevole, anche produttivo, però quando finisce il lavoro termina lì, ecco. Eccetera, eccetera. Poi ci sono delle persone particolari, dei rapporti particolari, che chiamano in causa quel quid più profondo, che è l'essenza della persona, irrinunciabile, perché tu ti puoi fare a meno del calzolaio, perché magari le scarpe già ce l'hai, puoi fare a meno del lavoro perché cambi lavoro e quindi avrai altri colleghi, puoi fare a meno una serie di cose, però non puoi fare a meno di te stesso. Quindi con queste persone tu condividi una passione intensa, qualcosa di intimo, di così profondo che ha a che vedere con la tua natura e che non è provvisorio, no? Per esempio anche tra voi giovani donne future, no? Succede che a un certo punto due giovani donne diventano tutte e due mamme e condividono il fatto che hanno i bambini da accudire e quindi si scambiano consigli e si aiutano a vicenda, quindi amicizie che nascono così, anche molto belle, però poi finiscono perché finisce anche l'esigenza di mettere insieme, di condividere i figli. Vale un po' lo stesso discorso che facevo prima per la colleganza sul lavoro, no? Ecco, però poi ripeto, ci sono delle relazioni misteriose, io mi auguro che tutti voi ne possiate provare una, due, tre, dieci nel corso della vita. Uso dei numeri primi e dei numeri molto bassi perché in genere è difficile, ieri come oggi, forse oggi è ancora più difficile, ma insomma è sempre stato difficile trovare, ecco, delle persone con le quali puoi veramente condividere, come dire, l'intimo della tua anima, mettiamolo in questi termini. Però a volte il miracolo accade, e quando accade il miracolo è difficile proprio spiegarselo perché è straordinario. Del resto Tania, se non fosse straordinario, non avrebbe quelle caratteristiche di filia, di intimità, no? di straordinarietà che avete capito, no? Il senso della cosa. Se poi questo rapporto tu lo condividi anche con una persona di cui sei innamorato, quindi in cui c'è anche dell'eros, c'è questa scintilla erotica, beh, quello è il massimo, è l'amore con la A maiuscola.
E l'amore con la maiuscola, ecco, quando accade o se accade una cosa del genere, cioè tu metti insieme, non so, l'attrazione, il rispetto reciproco, vabbè, quello lo diamo per scontato, anche se spesso purtroppo non è affatto così scontato, no? Però dobbiamo darlo per scontato. E attrazione, divertimento reciproco, piacere reciproco, però magari non si arriva a condividere il profondo dell'anima. Ci sono vari gradi, se arrivi a condividere il profondo dell'anima è un'esperienza grandiosa che, ripeto, ci auguriamo tutti quanti di vivere una o anche tante volte nel corso della vita, no? Quindi amore come attrazione misteriosa, lo abbiamo commentato, amore come fusione. E se mentre giacciono insieme venisse accanto al loro Efesto con i suoi strumenti e domandasse, Efesto è il dio fabbro che sta là, il suo laboratorio nel vulcano, no? Padroneggia il fuoco e rappresenta le arti, i mestieri dell'acciaieria, insomma. Che cosa è dunque che desiderate uomini di ottenere l'uno dall'altro? E se restando quelli nell'imbarazzo di nuovo chiedesse, forse desiderate questo, di trovarvi il più possibile insieme nello stesso luogo, in modo da non separarvi l'uno dall'altro né di giorno né di notte? Che se questo bramate, io vi voglio fondere e concretare insieme in una stessa persona, in modo che diventiate di due uno. E la vita che avevate da vivere la viviate tutte e due insieme come un solo essere. E quando poi sareste giunti alla fine, anche laggiù nell'Ade, siate uno solo invece di due, dopo una morte in comune. Quindi veramente qui sembra Paolo e Francesca, insomma, fusi insieme in vita e fusi insieme anche nella morte, a ricostituire quell'androgeno, no? Quel personaggio originario da cui entrambe le metà derivano. Guardate dunque se questo è il vostro desiderio, se vi basta di poterlo esaudire. Sappiate bene che, udendo questo, nessuno ricuserebbe, nessuno rifiuterebbe, né mostrerebbe di desiderare altro. Anzi, crederebbe di aver sentito proprio quello che da tanto tempo bramava, di diventare, cioè di due, uno solo con l'amato, unendosi e fondendosi con lui. Infatti la ragione è questa, che tale era la nostra antica natura e che noi eravamo interi. Ed è dunque la tendenza e la corsa verso la totalità che ha nome amore. Come ho detto prima, da allora eravamo un solo essere. Ora invece, per la nostra iniquità, la nostra malvagità, siamo stati divisi di casa dal Dio, come gli Arcati dai Lacedemoni, che abbiano ambedue nel Peloponneso, però sono separati, irriducibili nemici. Allora, Gloria, no? Anche questo è interessante. Corsa verso la totalità che ha nome amore. Cioè, che cosa ci manca alla fin fine, no? Perché in fondo all'essere umano, a ciascuno di noi, c'è, come dire, una brama insaziabile e tutto sommato insaziata che ci accompagna tutta la vita. Sapete, quella brama, quel desiderio che non si soddisfa mai, che spesso teniamo sotto controllo, però poi emerge nei momenti in cui non abbiamo nulla da fare e prende tanti nomi diversi, noia, angoscia, accidia, no? Sapete quando ti prudono le mani, vorresti fare qualcosa, hai un bisogno al quale non riesci a dare un nome preciso, a volte hai bisogni molto circostanziati, tipo hai fame, vai in frigorifero e ti prendi qualcosa da mangiare e mangi. Però poi ci sono anche c'è anche una fame isterica a volte che va oltre il puro e semplice bisogno di cibo. Cioè c'è un qualcosa che poi spesso surroghiamo con altri bisogni naturali, no? Il mangiare, il bere, andare di corpo, bisogni fisici di altro genere, anche il movimento e così via. Però a volte tendiamo, perché il bisogno è un bisogno mentale, un bisogno dell'anima, a esasperare il soddisfacimento di un determinato bisogno, quindi di soddisfarlo in maniera eccessiva, andando oltre, perché lo utilizziamo come strumento per provare a soddisfare un altro bisogno che non ha nome, ma non riusciamo a dare un nome, e che va molto oltre
i bisogni fisici, biologici che noi condividiamo con gli altri animali, no? Gli animali funzionano da questo punto di vista in maniera molto, molto più precisa di quanto funzioni un uomo. Certo, ci sono anche animali nevrotici a un certo punto, se vengono imprigionati, maltrattati, però un animale, bene o male, una volta che ha soddisfatto ciclicamente, regolarmente i suoi bisogni primari, si mette a riposare ed è relativamente tranquillo, non ha bisogni ulteriori. Noi umani invece, in un certo senso, non ci tranquillizziamo mai, o meglio, dobbiamo ricorrere a una serie di tecniche, di discipline, no? In fin dei conti la spiritualità, le tecniche spirituali esistono proprio per questo motivo, cioè per rispondere a dei bisogni, a dei desideri che non si possono soddisfare con il solo pane, con il solo vino o con il solo andarsi a fare una passeggiata, per così dire, no? E allora questo è il tentativo di rispondere a questa domanda. Questo bisogno che mi fa, come dire, tremare l'anima, che mi rende inquieto, a che cosa corrisponde? Beh, chiaramente questo bisogno ha la sua prima manifestazione, si manifesta in maniera molto forte, fortissima addirittura, con la pubertà, cioè finché si è bambini si hanno bisogni elementari, più o meno sofisticati, perché comunque anche i bambini sono esseri umani, per carità, però ancora non sono così consapevoli. Quando esplode Eros, la sessualità, i bisogni si moltiplicano e anche l'irrequietezza in qualche maniera si moltiplica. E noi cerchiamo poi di soddisfarla, cerchiamo di farcene una ragione, però all'inizio è piuttosto sconvolgente. Perché? Perché è un fatto nuovo, come tutti i fatti nuovi della vita, e la vita di fatti nuovi ne presenta sempre molti in un certo senso, soprattutto in certi passaggi epocali, no? Tra appunto la fanciullezza e la pubertà, tra la pubertà e l'età adulta, e la vecchiaia, eccetera, eccetera. Ci sono dei momenti epocali, però poi nella vita tutto è diverso e noi ci dobbiamo costantemente adattare a questi cambiamenti. E adattarsi a questi cambiamenti non è semplice, evidentemente, richiede sforzi, fatica e così via. Allora, il tentativo di rispondere alla domanda che cos'è questo quid che mi rende inquieto, che mi fa bramare ciò che non posso avere, che non posso ottenere, perché in fin dei conti l'eros, l'amore, ha queste caratteristiche. Ha la caratteristica di essere una brama che non si sazia mai e non si sazia nemmeno a volte, anzi non si sazia affatto nel rapporto sessuale, come lascia intendere qui, anzi lo dice chiaramente, non è soltanto la questione del rapporto sessuale, perché a quello aveva già provveduto Apollo rimettendo gli organi sessuali nella posizione giusta per l'accoppiamento, no? E però a questi non basta, deve intervenire anche Efesto, che fa questa proposta indecente, in realtà molto sensata, cioè Efesto e chiede agli uomini, a queste metà separate, se sotto banco probabilmente, se può rimediare al danno, alla punizione inflitta loro da Zeus, che li ha separati, lui li vorrebbe fondere insieme. È anche bella questa immagine, no? Delle due metà separate dal colpo di folgore di Zeus, che possono essere fuse insieme da un fabbro, cioè da un fabbro divino, evidentemente, cioè da Efesto, no? E quindi anche qui è una bella idea, una bella immagine. Avete capito anche qual è la funzione del mito, no? Il mito, attraverso un racconto che può essere polisemantico, cioè avere tanti significati diversi, e ogni volta va riletto, va interpretato e suona in maniera diversa, simile per alcuni versi, ma diversa a orecchie diverse, di generazione in generazione. Ecco perché questi miti di Platone sono letteralmente dei miti immortali, o classici, no? Come i miti di Omero, come i miti della tradizione Esiodo, i miti della tradizione greca, e non solo della tradizione greca. Perché? Perché parlano all'anima, e quindi torniamo a quegli archetipi junghiani di cui dicevamo, no? Per i bambini ci sono le favole, le fiabe, che parlano ai bambini di ogni cultura, di ogni età, no? Di ogni epoca. Cappuccetto Rosso lo potevi raccontare ai bambini dell'Ottocento, lo puoi raccontare a un bambino di oggi e capisce sempre qualcosa, magari lo interpreta in maniera leggermente diversa, ma il messaggio è chiaro. Ed è anche molto, molto bello, molto, molto esplicativo, ricco
il messaggio che ci giunge da questo mito degli androgeni, no? Quindi amore come attrazione misteriosa e ci siamo, ce ne diamo conto, ma non te lo posso dimostrare razionalmente, è misterioso, è un mistero, è una chimica, diciamo noi oggi. E anzi, parliamoci chiaro, spesso e volentieri, siccome poi la nostra ragione ha bisogno di un contentino, allora il sentimento, l'attrazione misteriosa, alla fine, come quei cani che alla fine ti seguono, gli getti un osso, per così dire, alla fine il sentimento getta un osso alla ragione e ci si giustifica a posteriori, non a priori, ma a posteriori, il fatto che ci si è innamorati di quella persona. Ma io mi sono innamorato di quella persona, di quel ragazzo, di quella ragazza, perché quella ragazza è particolarmente carina, particolarmente dolce, o perché è stata gentile con me. Ma sono motivazioni a posteriori, in realtà. Cioè io mi convinco dopo con degli argomenti, tra virgolette, razionali o comunque comunicabili a parole in termini prosastici del motivo per cui mi sono innamorato. In realtà il motivo per cui mi sono innamorato è inesprimibile, forse si può provare a esprimerlo con le parole più o meno alate della poesia, ma non si può razionalizzare, capite bene, no? E questo quindi è il mistero dell'attrazione amorosa. E quindi il mito delle due metà, da questo punto di vista, risponde alla domanda. La fusione di corpi e fusione di anime pure, e l'altro termine chiave è quello della totalità, cioè noi che cosa cerchiamo? Cerchiamo, ecco perché abbiamo questo desiderio smodato, inspiegabile, cerchiamo di fonderci insieme, di rinunciare, di andare oltre il nostro ego. Il nostro ego sarebbe l'idea che abbiamo di noi stessi, come individui, da un certo punto di vista è utile a provvedere ai bisogni quotidiani, eccetera, eccetera. Dall'altro è un grosso limite, perché individuo significa limite, e limite significa solitudine, significa separatezza. Il mio ego è la cifra, il mio ego può essere più o meno forte, il mio attaccamento a me stesso, alle cose da cui sono circondato, alle relazioni, la mia voglia di far andare le cose in una certa maniera, anche strumentalizzando i miei interlocutori. Ecco, quello non è vero amore. Spesso le relazioni che noi chiamiamo amorose sono relazioni di reciproca strumentalizzazione o relazioni tra una vittima e un carnefice. A volte accade così, sono amori malintesi, per così dire. Il vero amore è fusione tra due anime, e queste due anime superano i limiti della propria individualità. È una morte, in un certo senso, una piccola morte, cioè un termine che si usa, una locuzione che si usa. Una piccola morte, cosa sta morendo? Non sta morendo la persona, né tantomeno il suo corpo, sta morendo l'ego. E il vero amore è la morte dell'ego, il superamento provvisorio, momentaneo, auristico del proprio ego, dei propri limiti egoici, egocentrici. E questa morte mi apre, mi dischiude un'altra dimensione, che è una dimensione di potenzialmente totalizzante. Non sono più io, quindi non sono più da solo, non sono più un individuo. Sono parte di un qualcosa che mi sovrasta e mi abbraccia, mi fa sentire in pace con me stesso e con il mondo intero. E questo bisogno, altrimenti non dicibile, non spiegabile, che ha molto a che vedere con la spiritualità e con le tecniche di meditazione, di preghiera, di elevazione dell'anima, assomiglia molto a un bisogno di tipo religioso, no? Perché poi, in ultima istanza, l'amore di Dio, caritas, l'amore di Dio, cui Dio mi è caro, caritas, quando io dico caro Luca, cioè intendo qualcosa di molto profondo in realtà. Poi noi il termine caro lo utilizziamo spesso in maniera così, o a volte anche in maniera ironica o sarcastica, per carità, per l'appunto, no? Ma caro è potente come termine. Allora, l'amore stesso, cioè la fusione con la totalità,
diventa la fusione con Dio in termini religiosi, perché Dio è la totalità e Dio è amore. E allora qual è quella sensazione mistica? E qui dall'amore, diciamo, tra due persone passiamo a una sorta di amore mistico, ma se vi leggete Dante, voglio dire, il passaggio dall'uno all'altro, dall'amore per Beatrice come persona, all'amore per Beatrice come simbolo, all'amore per Beatrice come essere paradisiaco e quindi come sinonimo di amore di Dio, il cammino è abbastanza chiaro, no? Anzi, i simboli che ci costruisce intorno Dante sono simboli autoevidenti, o comunque evidenti a un uomo del suo tempo. Forse per noi richiedono un po' più di attenzione e di spiegazioni, no? Ma insomma, avete capito cosa intendiamo dire? Tornare al tutto, tornare a essere parte del tutto, smarrire il proprio sofferente egocentrismo e il proprio sofferente narcisismo. È un'illusione? Forse in un certo senso è un'illusione perché siamo definitivamente separati. Però per altri versi non è esattamente un'illusione. E esistono queste possibilità, probabilmente noi le abbiamo smarrite, le abbiamo sempre più smarrite. Da qui Gloria, uno dei temi più interessanti, no, della riflessione contemporanea, sociologica, psicologica, no? C'era questo libro di Zygmunt Bauman che si intitola appunto La solitudine del cittadino globale, che parla proprio di questo tema, cioè nella nostra società è sempre più venuto meno il senso dell'appartenenza, quindi questo sentirsi parte di qualcosa che è, come dire, è simbolo dell'amore, dello stare insieme, no? Di una comunità. Amore è anche l'amore in termini familiari, quello che ti fa sentire protetto, quello che ti fa sentire parte significativa di qualcosa. Ci sono persone che hanno bisogno di te, tu che hai bisogno di altre persone. E quindi ti senti protetto, ti senti a tuo agio, nei limiti del possibile, evidentemente. Poi c'è l'amore totalizzante, ma l'amore totalizzante è comunque una cifra ancora più densa, ancora più significativa di questa forma di amore, no? Cioè noi abbiamo bisogno della comunità, noi siamo fondamentalmente relazione, siamo parte di un tutto. Per un greco essere parte di una polis, l'abbiamo detto tante volte, è assolutamente essenziale. Allora, se la nostra società invece si basa sull'individualismo elevato a sistema, coltivato sin dalla più tenera età, attraverso l'idiotismo dei dispositivi, dei social, dei dispositivi che ti alienano, ti separano fondamentalmente dalla realtà. Allora, questo dispositivo ti separa dalla realtà che stai vivendo. Io ormai ho il 50% dei miei studenti che non segue le lezioni, come sapete, ma sta, come sapete, come intuite, come immaginate, ma sta allo smartphone per tutto il tempo, in maniera più o meno, ecco, o con la testa sta da un'altra parte, che poi non è che cambia molto, lì stanno manifestamente con lo smartphone. Che cosa accade in quel momento, al di là del, non è nemmeno una questione disciplinare, qui è proprio una questione clinica, a mio avviso, o sociologica, come la possiamo definire. Che cosa accade? Che in quel momento lì, quella persona, o anche il sottoscritto, si aliena, cioè si tira fuori, diventa altro dalla realtà che lo circonda, che può non piacergli, forse non gli piace, forse non l'ha esplorata abbastanza. La realtà da che cosa è composta? Beh, in quel momento la realtà è composta da un gruppo di persone, le quali stanno lì condividendo qualche cosa, un discorso, l'attenzione a un dialogo comune, dal quale si tirano fuori evidentemente. Ora, è un modo per tirarsi fuori dalla realtà. D'accordo? A vari livelli, a vari livelli. Se io coltivo, perché queste cose qui si coltivano, in greco diventano degli abiti, ethos, qualcuno lo diceva qualche giorno fa, no? Nella spiegazione, quelli ragazzi che parlavano di Cardini, no? Un ethos, un costume, è un'abitudine. Se io la coltivo per un tot di tempo, soprattutto nei momenti critici dello sviluppo di una persona, quindi dai 3 ai 5 anni, o ai 6 anni, dai 6 ai 9 anni, cioè l'essere umano ha delle fasi, il nostro cervello è molto plastico e noi diventiamo, pensate, quando nasciamo abbiamo un terzo della capacità cranica occupata, poi gli altri 2/3 del cervello e del sistema nervoso si sviluppano strada facendo.
e non solo si sviluppano strada facendo, ma le abitudini sono assolutamente culturali, quindi noi non siamo soltanto natura, siamo anche cultura. Se io ti abituo a fare una determinata cosa, tu diventerai quella persona, altrimenti diventerai un'altra persona. Quindi pensate quant'è poietica l'educazione, no? Pedagogica e poietica. Poieo vuol dire fare, fabbricare, modellare, d'accordo? Ma se la poiesi pedagogica è manipolare il bambino e farlo diventare un individuo, chiuso in se stesso, dipendente da un'attrezzatura esterna, che mette radici non nella realtà, bella o brutta che sia, ma è la realtà, ma in mondi dietro il mondo. Cioè, veramente molto meglio il mondo platonico delle idee, il paradiso e gli angioletti, perché noi diciamo, ma noi siamo moderni, non crediamo più a quelle stupidaggini, crediamo a queste altre stupidaggini, crediamo a queste altre stupidaggini, che hanno ucciso, vogliamo dire, vogliamo chiamarle stupidaggini? Io non le chiamerei stupidaggini, perché noi uomini abbiamo un profondo bisogno di questa roba. Si chiamano miti, si chiamano valori, e tutto quello che possiamo ricostruire con la fantasia. Ne abbiamo un bisogno, così come abbiamo bisogno del cibo e dell'acqua, abbiamo anche dei bisogni spirituali, psicologici, come li vogliamo chiamare. Io li chiamo spirituali. Abbiamo bisogni spirituali? E come li soddisfiamo questi bisogni spirituali, culturali? Con questo aggeggio? Con Amazon? Sì, volendo, sì, per carità. Ci sono anche cose molto interessanti. Ma facendo questo rimaniamo in contatto con la realtà, perché è nella realtà che c'è la possibilità di fondersi insieme ad una comunità di altri esseri umani senzienti e pensanti come noi e di ritornare, almeno provvisoriamente, no? a formare quell'essere unico. Qui si parla di una coppia, ma questo vale anche per la comunità, no? Cioè, che tipo di amore, che tipo di relazione, parliamo della relazione amorosa in particolare, che tipo di relazione amorosa si può dare tra due persone totalmente disabituate, non allenate, quindi incapaci, in ultima istanza incapaci, di un minimo di spiritualità, di un minimo di attenzione all'altro. Perché quando tu ami, e non solo di attrazione sessuale, quando tu ami in generale, che cosa fai? Qual è il gesto d'amore per eccellenza? È mettere a tacere per 5 minuti, per un'ora, mettere a tacere il tuo ego e stare a sentire l'altro. Punto. Questo in termini molto semplici. Mettere tra parentesi il tuo ego e metterti a disposizione dell'altro. È quello che i cristiani chiamano caritas. Mi sei caro perché in quel momento annullo, metto tra parentesi, mi apro all'altro, faccio sì che l'altro con la maiuscola, il prossimo, chiamiamolo come ci pare, o anche il remoto, possa manifestarsi, possa splendere, faino, no? Fainetai, possa manifestarsi. E quando l'altro si manifesta, va oltre se stesso, perché guardate, quando una persona parla e ha la possibilità di manifestarsi, scopre nel manifestarsi cose su se stesso, su se stessa, che non si immaginava nemmeno di possedere, di cui non si immaginava nemmeno in grado di concepire o di esprimere. Guardate che è un'esperienza fantastica, è quello che noi chiamiamo dialogo. È complicato, eh? Che tu devi stare a sentire, quindi devi mettere un attimo da parte, che poi è l'ABC dei lavori, delle professioni d'aiuto. Ma vedi che questo ABC non è qualcosa che tu impari leggendolo sui libri. Sì, ovviamente i libri aiutano, sono molto importanti, stimolanti, quello che ti pare. Ma questo è un atteggiamento che tu devi coltivare forse veramente sin dalla più tenera età. E poi devi coltivare per anni dopo. Se c'è questa propensione, allora poi il miracolo, noi chiamiamo miracolo perché in una società in cui si è tutti alienati, ognuno a modo suo, ma tutti nella stessa maniera, con la mente presa in questo e in quell'ambito più o meno virtuale, dal giochino al social,
al consumo puro, no? L'altra cosa interessantissima che ha funzionato e che funziona, e funziona andandosi ad innestare esattamente su questo terreno, perché l'uomo è sempre lo stesso. E allora il marketing che cosa fa? Cerca di fornire delle risposte a questa area della nostra mente, della nostra spiritualità, della nostra personalità, fino a qualche tempo fa inesplorata. Cioè, quando io ho saturato di beni concreti la sfera degli appetiti materiali, ho fame, devo andare al supermercato, ho bisogno di pane, di carne, eccetera, eccetera. E va, fino a qui ci siamo. C'era anche prima, benissimo. E ho bisogno di scarpe e andrò in un negozio dove si vendono le scarpe, un negozio di abbigliamento, e comprerò le scarpe, comprerò i pantaloni. Vi parliamo di bisogni essenziali, questi bisogni qua. Allora, a un certo punto il mercato si satura, perché è vero che viviamo immersi in mezzo agli oggetti, ma insomma, a me bastano due paia di scarpe, per qualcuno forse sono poche, e quindi ne avere 10, ma voglio dire, ma già avere 3 paia di scarpe è un di più, che non ha nulla a che vedere con l'esigenza di dover camminare, ben inteso. Poi le scarpe, per carità, si possono anche cambiare, che a un certo punto si consumano, va bene? Però no, è perché ci sono le scarpe della festa, ci sono, eccetera, eccetera. Quindi è un altro bisogno sociale, sociale, dell'apparire, non più dell'essere, ma dell'apparire? Ok, ma questo già ancora lo comprendiamo, era il consumismo vecchia maniera. Oggi no. Oggi il mercato cerca di rispondere surrogandoli, quindi con dei surrogati ben precisi, ai bisogni spirituali, ai bisogni più profondi dell'io, anche perché Dio è morto, la spiritualità non c'è più, non si dà più, se non in casi piuttosto rari, che dipendono poi dalle singole persone, dalle famiglie e così via. Allora devo offrirti, ed è quello che si fa in marketing, ti devo offrire dei prodotti, delle merci, che soddisfano illusoriamente questo bisogno di cui sto parlando qui, Aristofane, no? Platone, attraverso Aristofane, questo bisogno della totalità, di tornare a essere parte di un tutto. Questo bisogno qui, e ti fanno credere che lo puoi soddisfare comprando delle merci, no? Comprandoti un abbonamento, una qualche rivista online, un qualche canale online, piuttosto che iscrivendoti ad un social in cui puoi conoscere, fare incontri con altre persone più o meno interessanti, sempre in maniera virtuale, oppure alimentando. Fondamentalmente sono tecniche di alimentazione surrogata del tuo ego. L'ego si gonfia, si espande, per poi rendersi conto, gloria, perché poi alla fine tu puoi ingannare te stesso o te stessa fino a un certo punto. Alla fine, che cos'è la nevrosi, che cos'è l'aspetto patologico? L'aspetto patologico è il tuo corpo, la tua anima, la tua persona, quella vera, quella che ha ancora radici nella realtà, che ti dice, che dice alla mente, che mente, la mente che mente, ti dice guarda così non funziona, stai mentendo, stai facendo delle cose che non vanno bene, così come il tuo corpo ti dice se stai mangiando cose che ti fanno male, o se stai mangiando troppo, o se stai mangiando troppo poco. Poi la mente ti può anche prendere in giro, mente alimentata dal marketing, ti può far credere che no, va bene così, va bene essere molto, molto, molto magri, fino quasi a scomparire, l'anoressia, no? D'accordo? Oppure essere molto, 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 molto atletici, fino a morire a 40 anni di tumori perché ti sei riempito di vitamine, di prodotti cancerogeni, no? Tutto questo per provare a soddisfare non dei bisogni naturali, ma dei bisogni psichici. Bisogni psichici mal gestiti, mal coltivati. Tutti questi bisogni, in ultima istanza, rispondono sempre alla stessa esigenza di fondo, quella di superare la sofferenza di sentirsi soli, di nascere da soli, vivere da soli, di morire da soli. Quel tentativo di ricostruire, di ricostituire quella unità originaria di cui si parla qui nel mito. E allora la tendenza è quella a offrirti dei beni di consumo, dei surrogati, che noi assorbiamo dalla mattina alla sera, dei surrogati alimentari e psichici,
poi ci ciberemo di farina di grilli, ma nel frattempo di porcherie, porcherie pseudoculturali, pensate alla kermesse di Sanremo, altre cose, le assorbiamo quotidianamente a bizzeffe senza nemmeno rendercene conto. Cioè prendere un bambino e metterlo davanti alla televisione a determinati programmi significa inquinargli la mente. E allora la vera sfida dei nostri tempi è una sfida di tipo erotico. Bisogna reimparare, come dice Eric Fromm, bisogna reimparare l'arte di amare, che non è il Kama Sutra, anche il Kama Sutra che è un poema bellissimo, è un poema profondamente spirituale dell'induismo, ma reimparare l'arte di amare, cioè di essere con gli altri, di essere aperti all'alterità e di fare coscientemente il proprio bene, perché amore, come dirà poi Platone nel proseguo del simposio, quando parla Socrate con Diotima, è desiderio di possedere il bello, il bene per sempre, è tendenza alla bellezza, quello di cui abbiamo disperato bisogno, ma nessuno ve lo dirà, anzi vi dicono esattamente il contrario, ci dicono costantemente il contrario, non è questa roba qui, l'ennesimo prodotto ipertecnologico, che per carità è utile, non lo dobbiamo nemmeno disdegnare, ma insomma va bene così, è fondamentalmente bellezza, educarci alla bellezza, al bello, alla cosa più inutile, ma proprio perché inutile, in realtà profondissima, utile alla vita, perché la vita è questa roba qui, poi alla fine utile a che cosa? Poi dobbiamo morire. Scusate, il concetto di utile è legato al mezzo. Se il mezzo non lo colleghiamo alla felicità, alla vera vita, alla ricchezza del vivere, che ce ne facciamo del mezzo in sé per sé? Noi che cosa facciamo? In maniera antiplatonica. Che cosa facciamo? Prendiamo il mezzo, questo mezzo qui, e lo eleviamo a fine. Il vitello d'oro. Lo eleviamo a fine. D'accordo? L'abbiamo preso lì, abbiamo fatto un totem e lo adoriamo senza renderci conto che il mezzo è utile, lo dice il termine giusto, ma utile a qualcosa. Ma se prima non definiamo questo qualcosa, questo fine da cui il mezzo dipende, da cui possiamo valutare l'efficacia o meno del mezzo. Se io dico che questa chiave inglese va bene per montare questo aggeggio, perché l'ho trovata e l'ho sperimentata, se io prendo la chiave inglese e la estrapolo, la tiro fuori da quel processo di montaggio e smontaggio di una cosa, la chiave inglese non ha più senso di essere, devo prima stabilire il fine. Ecco, allora noi abbiamo preso i mezzi e abbiamo levati a sistema, noi, il sistema. Questo sistema ci vuole individualizzati, soli, più o meno disperanti e disperati, scollegati dalla comunità, incapaci di soddisfare anche i bisogni più elementari in maniera gratuita. Altro termine cristiano che è la grazia. Grazia che vuol dire? Gratis, sì, ha un valore economico. Ritorniamo a quella cosa lì. Io ti sto a sentire perché sei tu. E in quel momento lì, tu puoi manifestarti e io posso manifestarmi. E insieme superiamo la barriera della solitudine, dell'egocentrismo. Se tu hai bisogno di qualcosa, vieni da me, bussi alla mia porta, io quel qualcosa, sia pure un po' di farina, un po' di zucchero, te la do gratis, gratis, perché tu domani la darai a me, perché le comunità funzionano così. Se io ho bisogno di quella persona in quel momento, quella persona non mi si nega, va bene? Così funzionavano una volta le famiglie, i clan, le comunità. Oggi no. Oggi tutto deve essere monetizzato, deve passare tutto attraverso una transazione commerciale. Quindi se hai bisogno dell'assistenza, se hai bisogno di affetto, se hai bisogno delle cose più elementari, devi pagare. Se sei anziano devi pagarti il badante, la badante. E se sei giovane ti devi pagare. Tutto diventa, in ultima istanza, patologico. Cioè ti viene fatto credere che il problema sei tu, c'è qualcosa in quell'individuo che non funziona bene. Non il contesto, non il contesto, che è socio-economico, politico fondamentalmente, ma sei tu che non vai bene. Sei tu che non vai bene.
il che alimenta un'altra industria, no? Quella con il nome psico, quando viene utilizzata in senso commerciale, ben inteso, perché poi a livello spirituale, oggi il termine psico, ma fino a qualche tempo fa era spirituale o filosofico, possiamo chiamarlo come vi pare, l'uomo è sempre lo stesso, il bisogno di superare la propria individualità, di aprirsi all'altro, è un bisogno che gli uomini gloria hanno dalla notte dei tempi. Poi ogni cultura, in ogni epoca, lo esprime, no? lo formula e lo vive in maniera diversa e ha i suoi miti di riferimento, le sue spiegazioni, che vanno tutte bene. Non è che una è migliore dell'altra e più scientificamente esatta dell'altra. Semplicemente sono contesti culturali, linguistici, semantici, diversi. Però il bisogno di fondo è lo stesso. Chiaro? Quindi come possiamo ritornare a quella totalità o provare a riavvicinarci alla totalità originaria? Allora, abbiamo parlato dell'amore, nel senso l'amore di coppia tra le due metà, però capite che questo discorso va molto al di là, anche perché qui Eros, giustamente Platone o Aristofane che sta parlando, parte dal mito delle due cose, delle due metà che si devono riunificare, ma poi mette insieme anche filia, mette insieme anche il termine familiarità o ichia, oltre a eros. Quindi capite, qui sta parlando dei rapporti tra esseri umani in senso lato, che possono essere tutti belli e profondi, al di là del rapporto erotico. Beh, il rapporto erotico in cui c'è la sessualità, la spiritualità, la familiarità, la solidarietà, è chiaro che una persona di cui sono innamorato sono estremamente disponibile, è estremamente solidale, anzi a volte anche un po' egoisticamente solidale, perché mi perdo in quella persona. Allora, questo tipo di relazione diventa, come dire, la metafora, il prototipo di tutta un'altra serie di relazioni, perché noi uomini siamo relazioni. Siamo relazioni e queste relazioni si svolgono contemporaneamente su tanti piani diversi. Il piano di relazione con la tua innamorata, il piano di relazione con tua madre e tuo padre, il piano di relazione con i tuoi amici, il piano di relazione con la cittadinanza di cui in teoria dovresti far parte, il piano di relazione con la scuola. Non è che siamo a compartimenti stagni, siamo un'entità unica che è relazione. E questa relazione si gioca costantemente nella quotidianità, appunto su tavoli diversi. E il bisogno di totalità, di sentirsi parte di qualcosa, di appagamento, deve necessariamente tenere presente tutti questi piani, perché se viene confinata in un solo aspetto della vita, automaticamente si cade un'altra volta in quel tipo di problematica, no? Si è esseri demediati, separati. È chiaro? Cioè a quel punto l'amore può diventare, l'amore troppo forte, l'attaccamento può diventare una malattia. In che senso? Nel senso che se l'amore va a surrogare un altro bisogno inespresso e insoddisfatto, diventa un amore malato. Vi faccio un esempio, no? Un genitore, una madre o un padre, una madre, spesso e volentieri, che ha attaccamento eccessivo, lo sentiamo, possiamo usare il termine eccessivo, per il figlio, per la figlia, ma iperprotettivo, ti rendi conto che dietro quell'attaccamento c'è l'amore di una madre, che è una cosa sacra, come ci insegna anche qui la spiritualità cristiana, ma c'è qualcosa di più, cioè c'è un bisogno insoddisfatto che fa, diciamo, caricare di energie estranee a quella relazione. E quindi tu lo avverti, tu che sei fatto oggetto di quell'amore, lo avverti a volte in maniera fastidiosa, sopraggiunge, no? È troppo. Un conto è la disponibilità, un conto è la morbosità, per così dire. Quando è morboso, in che senso? È eccessivo, non è equilibrato. Mi spiego? Avete capito cosa intendiamo dire? Ecco, quindi questo è un mito che ci dà, ecco, come dire, la possibilità di interrogarci sulla realtà presente. E fondamentalmente, Aurora, io direi che il tema fondamentale del quale ci dovremmo occupare dalla mattina alla sera, di cui si dovrebbe occupare in primis la politica, di cui si dovrebbe occupare in secundis il Ministero dell'Istruzione e tutti noi insegnanti, i dirigenti, le famiglie, tutta la società civile, dovrebbe essere
questo qui, ovvero come trasformare la quotidianità a scuola in un'operazione che produce, che crea bellezza, bellezza solidale e condivisa. Questo è l'unico vero problema. Poi tutto il resto è funzionale a strumentale per, ma se io non definisco come posso creare e stimolare la bellezza, non sto facendo nulla di utile. Se io mi concentro sul mezzo e non sul fine, come dicevo prima, faccio altro che perpetuare all'infinito un bisogno che rimane inespresso e insoddisfatto. Anzi, direi più inespresso, non lo posso nemmeno esprimere, perché il modo in cui tu lo esprimi, tu generico evidentemente, il modo in cui noi lo esprimiamo, voi lo esprimete, ciascuno di noi lo esprime, è sempre malinteso, è sempre frainteso. Diventa innaturale. Ma è naturale che uno si senta solo in questa... Ma certo che è naturale. È naturale che uno abbia difficoltà a relazionarsi, a esprimersi. Ma certo che è naturale. È chiaro. È così come è naturale che se bevi tanta acqua alla fine fai tanta pipì. Ma certo. Il problema è perché bevi tutta quell'acqua? Perché non ti riesci a relazionare in maniera sana, umana, un po' perché a 16 anni, a 15 anni siamo ancora in una fase in cui stiamo facendo prove tecniche di trasmissione, le stiamo facendo tutti quanti, le prove tecniche di trasmissione, che a volte riescono meglio, peggio, stiamo imparando, nessuno di noi nasce imparato, va bene, questo ci sta, questo è sempre stato così, ma quando viviamo in una società in cui i rapporti sono fondamentalmente basati sull'individualismo, sul silenzio, sul detto e il non detto, su va bene, hai bisogno di dire qualcosa, tieni, prenditi sta cosa, prenditi questa merce, soddisfa con questo. Se il ragazzino ti chiede, voi lo sapete, io ho visto bambini, uomini in altri mondi, che spero esistano ancora, che non è il mondo in cui viviamo noi, sono altri mondi, sono felici, esistono mondi felici. Esistono dei mondi miserevoli dal punto di vista magari economico, in cui i bambini sono ancora scalzi, sporchi e così via, come 50 anni fa in Italia, a Napoli o nelle borgate romane, no? E questi li vedi felici, basta che gli prendi una palla, anche una palla tutta sgarrumata, no? Butti una palla lì, ma devi vedere che gioia, che bellezza vederli giocare a pallone. E poi l'innocenza con cui ti vengono a chiedere le cose, anche quando non ti conoscono, perché c'è la comunità. Quindi per un bambino, non so, mi ricordo in questo villaggio, paese che è sull'Atlante in Marocco, si chiama Beni Mellal, che ho avuto modo di conoscere, in cui sono stato un po' di tempo, bambini era assolutamente normale che venissero e ti chiedessero ai miei accompagnatori quando stavano lì spezzando un pezzo di pizza, di pane, gli chiedessero un pezzo di pane, dai un pezzo di pane, come se lo chiedono alla zia. Anzi, in Brasile, per esempio, il termine che si usa con uno sconosciuto o una sconosciuta è proprio tio, tia, tio, zio, mi dai uno sconosciuto, mi dai una moneta, o mi dai, stai rotto una noce di cocco per bere, mi dai, mi fai assaggiare pure a me. Tutti zio e zia, ma che significa zio? È un modo di dire, ovviamente. Che significa zio? Nei paesi, per dire, magari un anziano che non è tuo parente, però mi senti vicino, mi chiami zio. Certo, bravo, ecco, bravo, il significato è esattamente questo. Siamo una comunità. Pensa quanto è bella una cosa del genere. E questo come lo soddisfi? Con un altro ordine su Amazon? Come fai a soddisfare questo bisogno? Non lo puoi soddisfare in termini materiali, perché è un bisogno spirituale. Se il bambino ha bisogno di essere ascoltato, di essere accudito, che qualcuno stimoli la sua fantasia, che giochi insieme a lui, non gli puoi comprare un joystick con un'altra PlayStation, perché quel mezzo è inadeguato a soddisfare quel bisogno. Poi è anche un mezzo fantastico, per carità. Magari se ti metti a giocare insieme a lui, forse può anche andare bene. Ma i due bisogni sono diversi e quindi richiedono mezzi diversi per essere soddisfatti. È chiaro? Allora forse dovremmo reimparare questa roba qui, definitivamente persa, o siccome è definitivamente persa, un po' come il mondo degli elfi, no, ma anche nel,
nel capolavoro di Tolkien, no? Signore degli Anelli, c'è questa idea della natura, del mondo perso, no? Dell'uomo che sfida la natura, no? Dell'industria, che ci sono gli orchetti che distruggono tutto, distruggono la foresta, a un certo punto gli alberi che sono vivi e che hanno tempi lunghissimi si arrabbiano e gli si rivoltano contro, no? A Saruman gli distruggono tutto, che è una metafora per dire che a un certo punto noi uomini possiamo tirare la corda fino a un certo punto, quanto ci pare, ma poi abbiamo dei limiti, ed è la natura stessa. Attenzione, la natura stessa non sono soltanto gli alberi, l'inquinamento atmosferico, è l'inquinamento che abbiamo qui dentro. Se non facciamo caso e se non ci occupiamo di ripulire l'inquinamento che abbiamo qui dentro, nell'anima, l'inquinamento che sta lì fuori, antropico, generato da cause antropiche, visto che viviamo nell'antropocene, quell'inquinamento lì non riusciremo mai a sopprimerlo, a farlo rientrare, no? Ma perché scoppiano le guerre? Perché ci sono guerre continuamente? Perché è qui dentro che manca qualcosa. Ma è possibile che abbiamo bombe nucleari, abbiamo scoperto, noi uomini abbiamo scoperto delle cose incredibili, ma continuiamo a fare peggio, cioè più andiamo avanti più aumentano gli orrori nelle cose più semplici, che sono le relazioni umane. Perché andiamo verso uno scenario in cui in teoria potremmo avere tutto e siamo sempre più infelici, sempre più arrabbiati, sempre più soli, sempre più bisognosi di nemici? Perché? Qual è la risposta a questa domanda? Perché abbiamo disimparato il bello, la bellezza, l'armonia, la cosa che i rinascimentali avevano ben presente? Quello lì era un figlio di buona donna, un cinico, no? I capitani di Ventura, lo stesso Lorenzo de' Medici, erano personaggi di un cinismo atroce, se vogliamo. Però Lorenzo de' Medici scriveva poesie, pagava il poliziano, grande poeta, artisti, filosofi. Perché? Perché il bisogno di bellezza era comunque fondamentale, era compenetrato. Se andate a vedere le architetture, non so se a qualcuno di voi piace l'architettura, se andate a vedere le architetture, i paesaggi di epoca rinascimentale, non so, Pienza, io sono stato a Pienza, una città meravigliosa, piccolina piccolina, costruito da Papa Piccolomini. E non solo è bella la città, ma il panorama che tu vedi è un panorama tutto antropizzato. E dove hanno girato le scene, alcune scene del film Il Gladiatore, non so se ce l'avete presente, no? Quella che ci sta, quella fila di alberi, tutta precisa, quel campo squadrato, quella radura di alberi, e la casa che è tutta circondata da pini, ci hanno impiegato secoli per fare quella roba. È meravigliosa ed è rispettosa della natura. Cioè la ragione umana che contempla la bellezza e dà forma alla natura. Guardate che è fantastico. Non c'è un filo d'erba fuori posto. E quando 50 anni fa hanno dovuto scegliere quali simboli, quali messaggi, quale linguaggio inserire dentro il Voyager 1, questa sonda che ormai ha superato da moltissimi anni i confini più estremi del sistema solare, adesso sta viaggiando nello spazio interstellare, ma ancora manda segnali. Quando abbiamo scelto, quando hanno scelto, non noi, i tecnici della NASA, gli ingegneri della NASA, quale messaggio mandare a eventuali civiltà aliene, ci hanno messo l'uomo vitruviano. Avete presente quello di Leonardo da Vinci? Quello e altri messaggi che sanno di rinascimento, l'epoca che stiamo studiando in storia, che sanno di bellezza, perché l'uomo è bellezza, o era bellezza, o dovrebbe tornare ad essere bellezza. Allora, quanto tempo, quanto spazio dedichiamo ad attività che ci fanno essere più belli, che ci mettono a contatto con la bellezza? Perché attenzione, il nostro problema fondamentale oggi è disintossicarci, e va bene. Mangiamo troppo e poi abbiamo la medicina per disintossicarci dall'aver mangiato troppo. Ci stressiamo troppo e prendiamo l'ansiolitico perché ci siamo stressati troppo. Va bene, tutti, più chi meno. Abbiamo sempre degli antidoti. Ma perché
Non è il caso di smettere di stressarci, non è il caso di iniziare a pensare quali attività belle, produttive, sane si possono oggettivamente svolgere, fare. Ecco, mi sembra che invece ragioniamo in termini contrari, cioè malattia, guarigione, malattia, guarigione. Ma la salute va coltivata quotidianamente o no? Mi spiego. Quindi il mito dell'androgeno e di questa necessità della fusione per tornare ad essere totalità induce una serie di riflessioni, a me induce queste, non so voi come la vedete. Lei ha detto una cosa molto interessante che io avevo omesso di dire, quindi per completezza la possiamo citare, cioè il rapporto organico, il discorso della comunità, della fusione, no? Di questa sensazione di essere parte di un tutto, non vale soltanto a livello sincronico, vale anche a livello diacronico. Noi siamo, abbiamo già detto una volta mi pare, noi siamo i figli dei figli dei figli dei figli. Con queste persone qui, con questi testi, ci dobbiamo poter dialogare, anzi più impariamo a dialogare con questi, magari facendo anche dei sacrifici, più abbiamo la possibilità di confrontarci con pensieri altri, e quando tu ti confronti con pensieri altri, scopri te stesso, conosci te stesso, perché se ti confronti con persone che pensano il mondo nella stessa maniera in cui lo pensi tu oggi, tu non progredisci, nessuno di noi progredisce. Si chiama omologazione, omologare, homos, simile. Se quello che hai davanti non è altro, cioè non rappresenta altre visioni del mondo, della vita, e tu non riconosci nemmeno te stesso, è come Narciso che si guarda allo specchio. Tu ti scopri bello, utile, significativo, e arricchisci la tua visione del mondo se ti confronti con l'altro, con la diversità, una diversità che non può essere eccessiva. Stavo facendo prima l'esempio del cinese, io il cinese non lo conosco, dunque non c'è confronto. Però con Platone un pochino possiamo provare a confrontarci. È la nostra tradizione, la nostra storia, entro certi limiti. Sono diversi, Però ci sono degli elementi comuni, quindi è quella diversità non così eccessiva che mi permette di mettermi in contatto con e di aprirmi all'altro. Quindi molto bene Gaia, il rapporto è anche diacronico e anche nel passato con i nonni e anche con le generazioni precedenti, e non è soltanto con il passato, oggi è vieppiù con il futuro, perché da come noi i buddhisti parlerebbero di karma, le azioni che hanno delle conseguenze, causa e effetto. Noi possiamo anche omettere di parlare di karma, possiamo usare anche altre parole, ma insomma sta di fatto che dal modo in cui gestiamo oggi la relazione con noi stessi, che è relazione con l'altro, che è in ultima istanza relazione con il mondo, con l'ambiente, ne parliamo di ecologia dell'interiorità, ecologia dell'interiorità. D'accordo? Da questo modo qui, la responsabilità che abbiamo noi oggi, dalle decisioni che prendiamo noi oggi, dipende il futuro dei nostri figli, dei vostri figli, dei miei nipoti, eccetera, eccetera. Di quell'umanità che verrà, più felice, meno felice. La responsabilità è terribile. La passata generazione, anche la mia generazione, nei vostri confronti, ha una responsabilità terribile, schiacciante. A volte non si ha nemmeno il coraggio di guardargli negli occhi i propri interlocutori, perché si sono fatte delle cose spiacevoli, abominevoli, no? Pensate a quello che abbiamo fatto ai valori della Costituzione, che mondo vi stiamo consegnando, un mondo in guerra, un mondo perennemente in crisi. È vergognoso. I padri, le madri hanno fatto qualche cosa o hanno omesso di fare. Cioè ne siamo rimasti con le mani in mano, siamo stati vigliacchi, codardi. E adesso è su di voi che si scarica la responsabilità di essere più coraggiosi domani, di affrontare altri pericoli. Il problema è che siete stati completamente disattivati. Che l'individualizzazione spinta spinge al fatto che tu non poi diventi un animale apolitico. Apolitico nel senso non che voti quel partito o quell'altro partito, ma che non ti interessi proprio, non è una questione di politica, quella cosa ridicola tipo Roma-Lazio. Politica nel senso di impegno, di senso della responsabilità e della bellezza dello stare insieme, della bellezza, della cura dello stare insieme. Platone parla di questo, cioè Platone tutta la vita ha parlato solo di questo.
Qual è la formula magica? Come possiamo fare per stare insieme? Perché se io sono felice, ma lui non è felice, e le cose non funzionano bene, anzi, la mia felicità è illusoria. Cioè, o stiamo bene tutti quanti, se siamo una comunità, chi più chi meno, poi ognuno ha i suoi problemi, per carità. Ma se c'è un'aria buona in quella famiglia, in quella classe, tutti quanti ne beneficiamo. Se in un gruppo si lavora in maniera solidale, produttiva, alla fine ne beneficia soprattutto quelli più deboli, anche quelli più forti. Perché è così. Se entri in una comunità dove l'aria che tira è buona, e le persone più, magari più timide, no, sono portate a aprirsi di più, non è normale che sia così. Se uno ti fa entrare a casa e ti mette a suo agio, prego, accomodati, ti posso offrire. Se entri in una casa dove l'aria si taglia col coltello, senti urla lontane, cioè, no, ma forse è il caso che mi faccio un altro giro, è evidente, no? Ma guarda Luca, io non lo so se avessi una risposta univoca e che si possa applicare a questo problema così in maniera risolutiva, basta dirlo, allora le cose funzionano in una certa maniera, te la darei e probabilmente non starei qua. Forse mi avrebbero già ammazzato, penso, ecco, probabilmente mi avrebbero già ammazzato. Allora, il contrario di amore è potere. E il potere è l'illusione di poter fare a meno dell'amore, cioè di poter sopperire a quella mancanza attraverso la violenza. È come lo stupro rispetto a un rapporto d'amore. Che cos'è lo stupro? È l'illusione umana, tutta umana, deprecabile, terribile, ma umana, tutta umana, di poter prendersi, di poter soddisfare quel bisogno di mancanza, di carenza, usando la forza, usando la violenza, ottenendo l'effetto contrario. Diciamo che noi uomini siamo intrappolati tra Eros e Thanatos, dice Freud, due opposte tendenze, e tendiamo a volte a usare la violenza. Pensiamo che il potere sia prendermi le cose, e prendere denaro significa prendere potere. Più denaro ho, più posso prendermi e pagarmi quello di cui manco. Anche l'amore è un'illusione. Però è un'illusione in cui cadiamo spesso e volentieri, e per tutto il tempo della storia ci siamo caduti. Oggi in maniera ancora più forte, forse, in una maniera particolare, che è quella del capitalismo finanziario, del neoliberismo, che è lo stato totalitario, la visione totalitaria dominante oggi. Ci sono antidoti. Gli antidoti sono quelli della cercare la bellezza, ma non ce lo permettono, è difficile farlo. La bellezza salverà il mondo. L'hanno detto tante persone, per primo a dirlo è questo signore che si chiamava Aristocle, detto Platone, perché aveva le spalle larghe, è questo signore di cui stiamo leggendo i testi. La bellezza salverà il mondo è un'affermazione che poteva stare anche nella bocca di Platone, se poi l'ha detto veramente non lo so, ma ci può stare.